Benvenuti bambini nella casa comunale, che è la casa di tutti. Benvenuti in questa che è l'aula, la stanza, la sala più importante del comune e che è intitolata al nostro grande concittadino di gente Vittorio, che è diventato il sindacalista più importante al mondo e che ovviamente con tutto quello che ha fatto ha dato lustro alla nostra città. Questo progetto della raccolta dell'occhio è un progetto che mira a tutelare l'ambiente, cioè tutto quello che c'è intorno e che rende migliore la nostra vita. Ora, la fase della raccolta è fondamentale in quello che è tutto il progetto del riciclo. Quindi voi state facendo la prima parte che è senza dubbio quella più importante. Allora, quello che voi avete fatto, quello che cercate di far fare ai vostri genitori, ai vostri parenti, ovvero questo semplice gesto di far raffreddare l'olio, metterlo in una bottiglia e conferirlo, è una cosa importantissima. Quindi andare a conferire l'olio nel lavandino, nel water, è senza dubbio una pratica da non effettuare, perché poi quell'olio raggiunge la rete fognaria. Un litro d'olio, olio vegetale esausto, riesce ad inquinare un quantitativo d'acqua pari ad un campo di calcio. Questi sono gli obiettivi trimestrali dell'anno scorso che si erano stati stabiliti e comunicati a ogni scuola. Come vediamo c'è un numero di alunni e si è calcolato una media di 5 litri al mese a famiglia e di quei 5 litri abbiamo calcolato il 30% da recuperare a scuola. Quindi è uscita una media, ad esempio, prendo un caso la prima, questo circolo, 734 bambini, dovevamo raccogliere 3.300 kg di olio. Invece vediamo quanto abbiamo raccolto, 257 kg. Quindi su 3.300 siamo ancora molto lontani.